Andiamo adesso a vedere, guardate, mi sono lasciato scritto qui il numero che veniva fuori dal prodotto degli elementi che stavano sulla diagonale dopo aver applicato il metodo del pivot, qualora le righe fossero linearmente indipendenti, qualora la matrice fosse 2x2 e qualora non ci fosse lo scambio. Poi avevamo visto, abbiamo intuito che forse gli scambi comportavano un problema di segno. Però sto numero non è che ci dice molto. Come si definirà nel caso generale? Vabbè, diciamo, cercare di capirlo, facciamo la stessa cosa per una matrice 3x3. Anche qui supponiamo di non fare scambi, perché ovviamente non è che abbiamo un tempo limitato, quindi. Allora, se non dobbiamo fare scambi, allora facciamo il primo passo. Cosa devo fare? A1, 2, A3, 3. Poi qua ci vuole 0, poi qua ci vuole A2, 2 meno A2, 1 fratto A1, 1 per A1, 2. A3, 3 lo scrivo qua. Qua poi ci metto A2, 3 meno A2, 1 fratto A1, 1 A1, 3. Qua invece c'è 0, poi A3, 2 meno A3, 1 fratto A1, 1 A1, 2. Poi c'è A3, 3 meno A3, 1 fratto A1, 1 A1. Chiaro? Oh, qua non ce l'ho scritto, ma perché faceva 0, perché qua per esempio veniva A1, 2 meno A2, 1 fratto A1, 1 A1, 2 A1, 1 A1, 1 e A1, 1 si semplificava, poi qua veniva, scusate, A2, 1 e poi A2, 1 meno A2, 1 veniva 0. Qui veniva A3, 1 meno A3, 1 fratto A1, 1 A1, 1 A1, 1, A1, 1 si semplificava, A3, 1 meno A3, 1 veniva 0. Cioè, ho sottratto la seconda riga, la prima riga moltiplicata per questo coefficiente qua, e la terza riga, la prima riga moltiplicata per questo coefficiente. Il metodo non è ancora finito, perché questo qua sarà diverso da 0. Supponiamo che ambedue questi siano diversi da 0. Adesso, se devo andare a applicare il metodo la seconda volta, qua devo fare una matricione molto grande, perché A1, 1 A1, 2 A... Scusate, qua era A1, 3 rimangono come stanno, come stavano. Qua mi viene 0 A2, 2 meno A2, 1 fratto A1, 1 A1, 2 A2, 3 meno A2, 1 fratto A1, 1 A1, 3 rimangono come stavano. Poi qua viene 0, qua già sappiamo che deve venire 0 e qua dobbiamo scrivere quello che viene. Quello che viene è quello di prima, cioè A3, 3 meno A3, 1 fratto A1, 1 A1, 3 meno, qua che ci devo mettere? Ci devo mettere questo numero fratto questo numero. Quindi ci devo mettere meno A3, 2 meno A3, 1 fratto A1, 1 A1, 2 fratto A2, 2 meno A2, 1 fratto A1, 1 A1, 2. Questo lo devo moltiplicare per questo.
quindi qua ci devo mettere A23 meno A21 fratto A1. Ok. Allora, cominciamo a scrivere A'33 un po' meglio, cioè tutto questo pezzo qua. Cominciamo a scrivere un po' meglio. Allora, intanto facciamo, questo lo possiamo scrivere così, come A11 A33 meno A31 A13 fratto A11, poi meno. Allora facciamo la stessa operazione qua e qua, quindi qua viene A11 al denominatore sopra e sotto che si semplifica, quindi qua viene A32 A11 meno A31 A12 fratto A22 A11 meno A21 A12 tutto per A23 A11 meno A21 A13 tutto fratto A1. Ok. Questo è A'33. Ora se faccio A'11 per A'22, cioè faccio il prodotto di questi due, qua mi viene A11 A22 meno A21 A12. Ok? Adesso facciamo A'11 A'22 per A'33, cioè moltipliamo questo per quello di sopra. Allora, questo quanto mi fa? Mi fa 1 su A'11, lo metto in evidenza. Poi mi viene un primo pezzo, mi viene A'11 A'22 meno A'21 A'12 che moltiplica A'11 A'33 meno A'31 A'13. Fatemi cancellare qui. Ah, vedete? Ho moltiplicato questo per questo e poi A'11 al denominatore l'ho portato fuori. Poi mi viene più A'11 A'22, no, allora scusate, questo quando lo moltiplico per questo, questo sta al numeratore, questo sta al denominatore, si semplifica e sono opposti, il meno si semplifica con questo, quindi mi rimane il prodotto di questi altri due, quindi viene A23 A11 meno A21 A13 che moltiplica A32 A11
meno A31 auto. E poi ci avanza un A11 che stava qua fuori al denominatore, quindi sta tutto a posto. Adesso, se non abbiamo fatto errori di algebra, andiamo a sviluppare. Cosa viene? Qua viene uno fratto A11, poi mi viene A11 quadro A22 A33 4, poi mi viene meno A11 A22 A31 A13, poi mi viene meno A21 A12 A11 A33, poi mi viene più A21 A12 A31 A13. Sono 4 terzi. Poi, ragazzi, è già difficile fare lezione. Più A23 A11 quadro A32 meno A23 A11 A31 A12, poi meno A21 A13 A31 A12 più A21 A12 A13 A31. Ora, guardate che i due pezzi dove non c'è A11, sì? Scusate, si devono eliminare. Allora, aspettate che c'è qualche problema. Sì. Rimangono 6 pezzi. In questi 6 pezzi, se ci fate caso, c'è sempre A11, quindi si può semplificare. Quindi il tutto viene, dividendo per A11 viene. Cominciamo a scrivere i pezzi positivi. Viene A11, A22, A33. Sarebbe questo fratto A11. Poi andiamo a prendere un altro pezzo positivo. Mettiamo gli indici in ordine. Cioè facciamo A1, qua si semplifica A11, quindi viene A12, A23, A31. E abbiamo considerato anche questo pezzo qua. Mettiamo in un segno dove quelli che abbiamo sommato. Vabbè che stiamo sommando quelli positivi, quindi. Adesso, qua ho sbagliato a moltiplicare, qui 2 1 1 3, 3 2 1 1,
quindi semplificando A1-1 viene più A1-3 A2-1 A3-2. Poi viene, vengono quelli con meno, meno, la parentesi qua non serve, allora questo l'abbiamo considerato. Cosa, come li metto in ordine gli indici? Se ci fate caso faccio metto tutti gli indici sia di riga che di colonna, negli indici sia di riga che di colonna, se ci fate caso i numeri da 1 e 3 compaiono una volta sola, allora li metto in maniera tale che l'indice di riga sia prima 1, poi 2 e poi 3. Sposto tanto il prodotto di numeri reali e commutativi. Adesso quando vado a fare meno, togliendo 1,1 qua mi viene A1,3 A2,2 A3,1. Qua mi viene meno A1,2 A2,1 A3,3 meno A1,1 A2,3 A3. Quindi fate il conto, scopriamo che, quindi qua c'era meno perché ho sbagliato a semplificare, se sviluppate mi arriva questo numero qua. Questo numero qua possiamo notare, su questo numero possiamo notare delle cose. Prima di tutto che, pur essendo stato moltiplicato per quantità che avevano dei denominatori, dal punto di vista algebrico, insomma, queste se venivano trattate come indeterminate, le indeterminate stavano anche al denominatore, però supponendo che le quantità per cui dovevo, diciamo, che stavano al denominatore fosse diverso da zero, alla fine i denominatori si semplificavano e mi rimane soltanto un'espressione senza denominatore. Punto numero uno. Punto numero due: in ogni espressione, qui davanti c'è la 3 per 3, compare il prodotto di tre elementi. Però in questi tre elementi ogni elemento ha un indice di riga e un indice di colonna. Negli indici di riga i numeri da 1 a 3 compaiono una volta sola, vedete? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e così via, perché poi sono stati riordinati. Ma anche gli indici di colonna compaiono una volta sola. Qua abbiamo 1, 2, 3, qua abbiamo 2, 3, 1, qua abbiamo 3, 1, 2, qua abbiamo 3, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 2. Ok? Quindi gli indici di colonna cosa rappresentano? Li posso rappresentare con quella che si chiama una permutazione degli indici di riga. Cioè, fermo restando l'ordine degli indici di riga che sono stati messi in ordine 1, 2, 3, l'ordine che mi trovo sugli indici di colonna qua è uguale, 1, 2, 3. Era, diciamo, mettiamo sopra gli indici di riga e sotto gli indici di colonna. Allora, da 1, 2, 3, per ottenere 1, 2, 3, io cosa ho fatto? Niente. Non ho mosso niente. Proviamo con il secondo pezzo. 1, 2, 3. 2, 3, 1. Per ottenere, immaginate di fare degli scambi. Volete ottenere da questa configurazione e questa configurazione. Cosa dovete fare? Allora, prima scambiate il 2 con l'1 e l'1 va in mezzo, e poi scambiate l'1 con 3. Oppure potete scambiare prima il 3 con 2 e poi il 3 che sta in mezzo con l'1. Sempre due scambi fate. Oppure potete fare 4 scambi o 6 scambi, se il numero minimo di scambi per passare da questa a questa è 2. Ma si può verificare che per passare da questa a questa, se scambiate
un elemento con un elemento adiacente, avete sempre un numero pari di scambi da poter fare, da dover fare. Proviamo qui, abbiamo 1, 2, 3, 3, 1, 2. Anche qui devo scambiare prima il 3 con 2 e poi il 3 con 1 e ottengo 3, 1. Invece qui cosa? 1, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Qui o fate uno scambio non adiacente, ma tanto poi vedremo che sarà la stessa cosa, cioè scambiate 3 con l'1, uno scambio. Oppure, se fate scambi adiacenti, scambiate 3 con 2, poi 3 con l'1, avete 3, 1, 2, e poi dovete scambiare ancora 2 con 1, quindi dovete fare 3 scambi. In ogni caso dovete fare un numero dispari di scambi. Vabbè, questa lasciava fissa il 2, scambiava 3 e 1, quindi è analogo che l'altra, questa lascia fissa il 3, scambia 1 e 2, quindi uno scambio, però se lo fate un scambio adiacente ce ne vogliono 3, no, in questo caso ce ne vuole solo uno perché 1 e 2 sono adiacenti, e anche in questo caso ce ne vuole solo uno perché minimo, perché 2 e 3 sono adiacenti. Comunque, cosa abbiamo notato? Abbiamo notato che il numero che ci è venuto dopo aver applicato il metodo del pivot facendo il prodotto di elementi sulla diagonale, che cos'è? Non è altro che una somma di prodotti di elementi della matrice. Questi elementi della matrice sono presi in maniera tale che quanti sono? In ogni prodotto ce ne sono n, quindi in questo caso la matrice 3x3 ce ne sono 3. Questi n elementi sono presi in maniera tale che gli indici di riga compaiono una volta sola, gli indici di colonne compaiono una volta sola. Riordinando, mettendo gli indici di riga nel loro ordine, gli indici di colonna costituiranno una permutazione degli indici di riga. Le permutazioni si dividono in due categorie, quelle che si possono fare con un numero di scambi pari e quelle che si possono fare con un numero di scambi dispari. Ogni permutazione si può fare con un numero di scambi sempre della stessa parità, non, diciamo, poi ci torneremo su questo. Quelle che si possono fare con un numero di scambi pari corrispondono a prodotti dove davanti ci devo mettere il segno più. Quelle che si possono fare con numeri scambi dispari corrispondono a prodotti dove davanti ci devo mettere il segno meno. Vediamo se ci avete capito qualcosa. Se la matrice fosse 4x4 e avessi intenzione di perdere 3 ore per fare lo stesso conto, alla fine mi uscirebbe che cosa? Una somma di quanti addendi? Allora, se era matrice 1x1, l'addendo era 1, la matrice 2x2 gli addendi erano 2 ed erano ognuno un prodotto di due elementi. 3x3 gli addendi sono 6, no 3. 4x4 quando sarà? 24. Perché 24? Perché qui gli indici di colonna sono una permutazione degli indici di riga. In quanti modi diversi possiamo fare una permutazione di 4 elementi? 4 fattoriamo, 4 fattoriale fa 24. Allora, se fosse la matrice 5x5, quanti elementi ci sarebbe? 120. 6x6, 6 fattoriali, cioè 720 e così via. 5040, eccetera. Quindi questo numero, se ci conserviamo le lettere, è un macello inenarrabile. Cioè appena abbiamo matrici 5x5, 6x6, insomma dovremmo scrivere una vagonata di gomma. E allora vediamo un po'. Di dare
Allora. Definizione. Sia A uguale a 1 1 a 1 n a n 1 a n n una matrice che appartiene al mio campo k n per n, cioè una matrice che le cui entrate siano, i cui elementi siano elementi del mio campo k, ok? Quindi quadrata. Si pone determinante di A uguale per definizione a due punti uguale la somma per sigma appartenente a sigma grande n. Allora chi è? Allora, sigma è un'applicazione da 1 n in 1 n biunivoca. Un'applicazione del genere si chiama permutazione. L'insieme di tutte queste, di tutte le permutazioni su un insieme di n oggetti si chiama sigma grande n, e cioè l'insieme delle permutazioni, permutazioni su un insieme di n oggetti. Allora qua cosa dobbiamo mettere? Dobbiamo mettere il segno della permutazione. Che sarà il segno della permutazione? Secondo voi? Se la permutazione è pari, cioè si può effettuare con un numero pari di scambi, farà 1. Se la permutazione è dispari, farà meno 1. Per A1 sigma 1, per AN. Allora, facciamo un esempio. N uguale 2. Se n uguale a 2, allora le permutazioni abbiamo la permutazione. Allora, per individuare una permutazione cosa si fa? Si mettono sopra 1, 2, n, e sotto si mettono le immagini, sigma di 1, sigma di 2, sigma di n. Quindi è come se io in generale avessi 1, n, poi ho sigma, qua mi ci metto sigma 1, sigma n. Il fatto che applico sigma non lo scrivo. Adesso, se n uguale a 2, quante applicazioni biunivoche ci sono su un insieme di due oggetti? Una è l'identità, l'altra è questa. Cioè, io gli oggetti li devo permutare, o li lascio stare come stanno, oppure li scambio. Nel caso di n uguale a 2, il determinante di A quanto fa? Fa, beh, cominciamo a prendere questa sigma qua. Allora ho A1 sigma 1 fa 1, poi A2 sigma 2 fa 2, e poi ci devo mettere in più perché la permutazione l'ho fatta con 0 scambi, cioè è pari. Poi ci metto meno A1 2, 1 2, sigma 1 fa 2, A2 1. Oh, io appartengo alla scuola che quando va a capo mette più qua e meno qua, altri mettono meno meno. Per me meno meno, meno per meno fa più. Dipende. Facciamo un altro esempio. Facciamocelo entrare. N uguale 3. Adesso le permutazioni quante sono? Sono 6. Allora abbiamo 1, 2, 3, 1, 2, 3. Poi abbiamo 1, 2, 3, 2,
scusate, 2, 3, 1, poi 1, 2, 3, 3, 1, 2, e poi abbiamo 1, 2, 3, poi abbiamo 1, 2, 3, 2, 1, 3, poi abbiamo 1, 2, 3, 3, 2, 1, e poi abbiamo 1, 2, 3, 1, 3, 2. Allora, queste qua ho mandato uno in uno e poi 2, 3 mi ho mandato uguale, alcuni l'ho scambiati, qua ho mandato uno in due e poi 2, 3 li ho mandati in 3, 1 oppure in 1, 3, qua ho mandato uno in 3 e poi 2, 3 li ho mandati in 1, 2 oppure in 2, 1. Ognuno ha il modo di ordinarsi come gli pare, sempre 6 su 1. No? Le permutazioni corrispondono al modo di estrarre n oggetti, perché se io lo estraggo con dall'ordine, allora il primo c'ha n possibilità, il secondo n-1, il terzo n-2, alla fine viene n fattoriale. Adesso andiamo a fare il determinante di A, la radice 3 per 3. Come è definito? Come? Allora qua abbiamo A11, A22, A33 col più, perché questa è una permutazione pari, 0 scatto. Più A12, A23, A31, sempre con più, perché questa qua, per ottenere questa devo fare due scambi, devo scambiare il 2 con l'1 e poi l'1 con 3. Più A13, A21, A32, anche questa è una permutazione pari. E poi ci vengono quelle dispari, questa è fatta con uno scambio solo, quindi A12, A21, A33 meno A13, A22, A31 meno A11, A23, A33. Questo è uno scambio solo, questo è uno scambio solo, questo è uno scambio solo. Questo scambio tra 1 e 3, se lo volete fare con scambi adiacenti, cioè se ogni volta invece di fare potete scambiare quello che vi pare, vi limitate a fare scambi tra numeri adiacenti, invece di uno scambio ce ne vogliono almeno 3. Ma sempre ce ne vorrà un numero di 3. Quindi, come vedete, questo numero che abbiamo definito qua, siamo semplicemente istanziando, cioè andando a calcolare nel caso particolare questa formula che abbiamo stabilito, che abbiamo definito, che abbiamo chiamato determinante, questa è una definizione, due punti qua, abbiamo chiamato determinante questa quantità qua. Ah. A questo punto abbiamo controllato che nel caso delle matrici 2x2, nel caso della matrice 3x3, questo, il numero, il determinante coincide col numero che veniva fuori applicando alla matrice il metodo del più. Cioè dopo aver applicato il metodo del più facevi il prodotto degli elementi sulla diagonale e guarda caso veniva esattamente lo stesso numero, a meno del segno se poi c'erano scambi, avendo ipotizzato che non c'erano scambi veniva esattamente lo stesso. Ora il mio programma è il seguente, scriviamo qual è il programma così vediamo dove vogliamo arrivare. Thank you.
ma il mio programma è questo. Programma a breve termine. Breve termine significa oggi, e se non ce la faccio finire oggi lunedì. Allora, ho definito il determinante, ovviamente, di una matrice quadrata, che quello delle matrici non quadrate non ci sta. Voglio dimostrare che se scambio due righe della matrice, il determinante cambia segno, cambia solo il segno. Non è che cambia segno, da più 3 diventa meno 5, da più 3 diventa meno 3. Voglio mostrare che se sommo a una riga un multiplo di un'altra riga, il determinante non cambia. Queste che erano esattamente le operazioni che facciamo per il metodo del P. Oh, questo qui, questi due punti qui, che sarebbero l'essenziale che dobbiamo fare, in realtà fanno parte di un punto che si, diciamo, di un, è il sottoprogramma di un altro, di un programma più ampio che si chiama formule per calcolo del determinante e poi proprietà del determinante. Se io questa è la formula con cui l'ho definito, non è la formula più bella per il calcolo del determinante, quantomeno dovremo arrivare a delle altre formule che si chiamano formule di Laplace. Ma poi a seconda delle formule, di quale formula uso, mi verrà più facile o meno facile calcolare, diciamo, dimostrare alcune proprietà determinanti, tra cui anche queste due. Per esempio, un'altra proprietà determinante sarà che se una riga è nulla, il determinante fa zero. In verità, dice, attenzione, vi dovrebbero scattare, diciamo, dovrebbe scattare un allarme. Io ho detto, se una riga è nulla, il determinante fa zero. In effetti c'è una cosa che nella definizione di determinante io non ho ipotizzato, che avevamo ipotizzato finora quando andavamo a parlare di metodo del PV. Cosa avevamo detto quando facevamo il metodo del PV? Per avere tutti i numeri diversi da zero sulla diagonale partivamo da righe linearmente indipendenti. Quindi se sono indipendenti, in particolare nessuna riga può essere nulla. Invece per definire il determinante abbiamo preso una matrice qualunque. Quindi è vero che noi l'intuizione di questo numero ci è venuta dal caso del, diciamo, del metodo del pivot fatto con righe indipendenti, cioè, però
questo numero qua io lo posso definire per una qualunque matrice n per n. Non è necessario che le righe siano indipendenti. Anzi, il metodo del più adesso, se valgono queste proprietà, a questo punto, cioè dopo aver verificato queste due cose, il metodo del pivot dirà le seguenti cose. Primo, le righe di A erano solo indipendenti se e solo se il determinante di A è diverso da 0. Cioè il metodo del pivot si può provare a fare anche se le righe sono dipendenti, però in quel caso sulla non vale più che quando vado a fare gli elementi sulla diagonale deve venire forse un elemento diverso da 0. Se a un certo punto sono tutti 0, vabbè, passo semplicemente alla colonna appresso, quindi avrò, potrò avere in quel caso degli elementi sulla diagonale quando alla fine metto il pivot uguale a 0, e questo capiterà se e solo se le righe sono dipendenti. Quindi se le righe sono indipendenti, il determinante di A dovrà essere diverso da 0. 2. Il metodo del... no, vabbè, questo lo lasciamo come punto 3. Come punto 2 le righe di A sono indipendenti se e solo se le colonne di A sono indipendenti. Oh, questa sarà esattamente l'affermazione che stiamo cercando da due settimane. Per quale motivo? Le righe sono indipendenti se solo se il determinante di A uguale a 0, è diverso da 0. Ma poi vedremo subito anche che il determinante di A, il determinante della trasposta, cioè la matrice in cui si ottiene scambiando righe e colonne, è uguale. Oppure il metodo del pivot, invece di farlo per righe, lo potete fare per colonne. Invece di procedere con le righe, invece di avere la matrice e guardare i vettori come riga, guardateli come colonne. Quando fate quell'operazione di colonna invece che di riga, il determinante di A anche lì non cambierà, o cambia solo il segno. Quindi quando arrivate alla fine del metodo del pivot fatto per colonne, le colonne saranno indipendenti se solo se il determinante è diverso da 0. Quindi le righe sono indipendenti se solo se il determinante è diverso da 0. Il determinante è diverso da 0 se solo se le colonne sono indipendenti. Mettete insieme, quindi se sono indipendenti le righe, sono indipendenti anche le colonne, e viceversa. Questa sarà un'informazione importantissima, perché sarà esattamente da questa deriverà come conseguenza esattamente quello che facevamo l'altra volta. Noi l'altra volta avevamo 7 vettori di R5, andavamo a vedere quanti erano indipendenti, la dimensione dello spazio generato era 3, se prendevo le coordinate invece di mettere per riga le mettevo per, per colonna, ottenevo 5 vettori di R7, andavo a fare lo spegne e veniva sempre dimensione 3. Sarà figlia di questa condizione qua, da questa deriverà quella. Terzo, il metodo del pivot è un metodo molto efficiente per il calcolo del determinante stesso.
Allora, per farvi capire il contenuto di questa affermazione, immaginate di avere una matrice 20x20. Allora, secondo la formula questa qui, ma anche secondo la formula di Laplace, che vedremo più in là, non credo ce la facciamo oggi, avremo lunedì. Per calcolare i determinanti di una matrice 20x20 bisogna fare 20 fattoriale prodotti di 10 elementi, di 20 elementi. Ora, 20 fattoriale è un numero piuttosto grande, ok? Fa, non lo so, 10 alla 18, 19, insomma, è un bel numero. Quindi se dovete fare 20 fattoriali, allora, se dovete fare 10 alla 18 operazioni con il... allora, per vedere più o meno quant'è, a parte l'approssimazione di Stirling, ma questa è il numero è basso, non conviene farlo, piuttosto conviene fare fino a 8 fattoriale 5040, 8 fattoriale 40.320, scusate. 9 fattoriale è 360.000, 10 fattoriale è 3.700, quindi 3,6 per 10 alla 7. Da 10 in poi, fino a 20, da 11 a 20, moltiplichiamo per numeri maggiori di 10. Ok? Quindi 10 alla 10 per 3.6 per 10 alla 6 fa 3.6 per 10 alla 16. Quindi viene almeno fate conto 10 alla 17 e 10 alla 18. Perché poi i numeri per cui moltiplichiamo non sono 10, sono un po' più di 10. Ok? Diciamo 10 alla 18, occhio e croce, poi lo fate con la calcolatrice, quando esatto. Allora, se io devo fare 10 alla 18 operazioni con un calcolatore, anche se questo calcolatore ne facesse un miliardo, i nostri, quelli così, ne faranno un miliardo. E beh, quelli dell'NSA ne faranno 10 alla 15, a un milione di miliardi di operazioni. Già quello dell'NSA ci mette 1000 secondi, ok? Arrivato da 10 alla 15, 10 alla 18 sono 1000 secondi, quindi perde più di un quarto d'ora a calcolarsi un determinato. Se poi la matrice fosse 30x30, noi ne parliamo proprio, qualunque calcolatore esistente al mondo non ce la farebbe in un tempo, diciamo nel tempo di una vita umana, usando questa formula. Pensate invece al metodo del pivot. Se quando faccio il metodo del pivot, noi cosa abbiamo detto qua? Quando faccio il metodo del pivot, il determinante non cambia, o quantomeno cambia solo il segno. E quando è che cambia il segno se faccio lo scambio? Allora io, in una matrice 20x20, sto metodo del pivot quante volte lo devo fare? Quanti passi devo fare? Se vi ricordate, 20. In ogni passo, io devo, nel primo passo devo fare n multipli, diciamo 20, 19 multipli della prima riga e sottrarre dalle 19 righe successive. Secondo passo, 18 multipli della seconda riga e sommare alle 18 righe. Quindi alla fine, insomma, si fa il cubo e vengono, si fa il conto e vengono circa n cubo terze operazioni. Ok? Mo, se prendiamo 20 n cubo terze operazioni, quanto fa? 20 per 20 per 20 fa 8000. Diviso 3, diciamo 3000 ce la faccio, è meno di 3000. Vabbè, poi ci stanno le addizioni, in genere le moltiplicazioni si contano, le addizioni non si contano, perché si ritiene che una moltiplicazione o una divisione sia molto più lunga da fare per un calcolatore di un'addizione. Comunque 3000, 6000, 10000, 100000. No, prendete una dice 30x30, 30 per 30 per 30 fa 27000. Diviso 3, 9000. Da 9000 vogliamo fare 100000, perché ci stava diviso, poi ci stava moltiplicato, poi ci stava in più, eccetera, eccetera. Ora, un calcolatore che fa 10 alla 9 operazioni elementari, 10 alla 9 operazioni elementari in un secondo, anche se fossero un milione, ci metterebbe un millesimo di secondo. Quindi, se io per calcolare il determinante uso la formula astratta, che però ho intuito grazie al fatto di aver fatto i conti
nel caso di dimensione 2 e dimensione 3 con metro e più. Allora, se uso quella formula lì, una matrice 30x30, manco se uso il computer più veloce del mondo, non me la cavo in tutta... devo aspettare molte vite per avere una risposta. Allora, se invece uso il metodo del pivot, devo aspettare un millesimo di secondo. Quindi questa affermazione non è così banale come sembra, cioè non tutte le formule per calcolare il determinante sono uguali. Anzi, il metodo del pivot sarà proprio... Ah, una cosa non ho detto. Quando la matrice sarà triangolare, perché allora, qua c'è quello che volete, qua ci sono tutti i zeri, un'informazione che è rimasta latente qua dentro è che il determinante di una matrice siffatta è proprio il prodotto degli elementi sulla diagonale, per quale motivo? Allora guardate bene, quando io vado ad applicare questa formula qua, gli indici sono 1 sigma 1, 1 2 sigma 2, 3 sigma 3, n sigma n, giusto? Allora prendete uno di questi prodotti. Se la permutazione è la permutazione identica, allora viene esattamente 1 1, 2 2, 3 3, vengono esattamente gli elementi sulla diagonale. Altrimenti qualcosa devo scambiare. Quindi la permutazione mi porterà qualche indice più basso in qualche indice più alto, ma anche viceversa. Quindi in questo prodotto ci dovrà comparire per forza un elemento in cui l'indice di riga sarà maggiore dell'indice di colonna, se no le cose non tornano. Se non è identica, gli indici di riga e di colonna non sono sempre identici, quindi ce ne sarà almeno un elemento in cui l'indice di riga è maggiore degli indici di colonna e un elemento in cui l'indice di riga è minore dell'indice di colonna. Un elemento in cui l'indice di riga è maggiore dell'indice di colonna sta sotto e quindi fa 0 se la matrice è triangolare. Quindi in tutti questi prodotti vengono tutti zeri tranne quando c'è la permutazione identica. Poi questa stessa dimostrazione la riferiremo meglio quando faremo la formula di Laplace. Allora, prima di fare 5 minuti di pausa, lì in fondo, stiamo a fare lezione qua, devo strillare. Allora, prima di fare 5 minuti di pausa, ricapitoliamo. Io voglio prendo una matrice quadrata, faccio vedere che se scambio due righe di segno, quello che ho definito come determinante non cambia. Poi faccio vedere che se moltiplico, se sommo una riga o un multiplo di un'altra riga, se moltiplico una riga per un numero e la sommo a un'altra riga, anche in quel caso, nel caso che scambio due righe cambia di segno, in quest'altro caso non cambia proprio. Allora, facendo questi due tipi di operazioni, io posso applicare quello che ho chiamato metodo del pivot. Ora, metodo del pivot leggermente modificato, nel senso che qui non sarà necessario che le righe saranno indipendenti. Però cosa succederà? Se le righe sono indipendenti, funziona esattamente tale e quale come abbiamo visto prima, e quindi alla fine il determinante verrà il prodotto di elementi sulla diagonale, cioè sarà diverso da 0. Se sono dipendenti, quando andremo a fare il metodo del pivot, alla fine sulla diagonale ci sarà qualche elemento uguale a 0 e quindi il determinante farà 0, quindi questo sarà la stessa cosa. Poi otterremo sempre dal metodo del pivot un'altra informazione importantissima, che le righe sono indipendenti se solo se le colonne sono indipendenti. Quindi io, una matrice quadrata, non posso avere che le righe sono indipendenti e le colonne sono dipendenti. O sono indipendenti se sono indipendenti le righe, sono indipendenti pure le colonne. Se sono dipendenti le righe, sono dipendenti pure le colonne. È chiaro questo? Terzo,
Alla fine, questo che ci è servito primariamente per dimostrare questi primi due punti, in realtà poi è un ottimo metodo per calcolare il determinante. È un ottimo metodo che voi userete poco. Il metodo del pivot alla fine, negli esercizi del compito di analisi 2, non lo userete mai. Perché? Perché noi alla fine, per fare i conti a mano, comunque avremo matrici 3x3, massimo 4x4. Non è che vi posso dare una matrice 10x10 e poi prendere e facciate i conti a mano. Quindi, su queste matrici di dimensione bassa, per esempio una matrice 3x3, se faccio il metodo del pivot o se faccio la formula, non è che cambia tanto. Vedremo, per esempio, nella risoluzione dei sistemi lineari 3x3, anche se ci metto un parametro, la formula di Cramer, quando la faremo, sarà più veloce del metodo del pivot. Però bisogna ricordarselo, perché a parte l'importanza teorica, ma se la dimensione della matrice sale, se la matrice diventa 10x10 o 20x20, allora non c'è alternativa, cioè non si può pensare di usare la formula di Laplace, di usare la formula astratta generale, bisogna usare per forza, se non il metodo del pivot, un suo parente stretto, cioè un metodo di riduzione a scala, per calcolare il determinante. Quindi e questo l'abbiamo fatto, due conti con i numeri l'abbiamo visto. Ok, 5 minuti di pausa.